Adesso dobbiamo lavorare sugli stili all'interno di un documento Pages, quindi dobbiamo creare degli stili, lo fate con me, uno per uno, con calma ci ragioniamo. Prendiamo pure un documento vuoto, eccolo qua, abbiamo un documento vuoto, cambiamo il nome al documento vuoto facendo un tap proprio su vuoto, lo rinominiamo. E lo chiamiamo i nostri stili. Adesso immaginiamo che il nostro documento sia così composto. Abbiamo un titolo, scriviamo proprio titolo, e sarà un titolo di capitolo. Poi ci sarà un titolo di paragrafo e poi ci sarà una spiegazione in corpo. Adesso, se voi notate, io ho scritto tre cose differenti che però dovrebbero indicare proprio anche degli stili diversi. Voi che cosa fate normalmente e che cosa fanno i vostri studenti? Fanno così, prendono titolo capitolo, poi vanno su questa scheda che si è aperta, aumentano, per esempio così, va bene, 28. Poi danno, non so, un grassetto, poi vanno a capo due volte, prendono titolo paragrafo, giusto? Anche voi fate così? Prendono titolo paragrafo, sarà un po' più grande di titolo paragrafo, ma un po' più piccolo di quello di prima, poi ci sarà magari un bold, poi qui sarà. Ah, vanno a capo, naturalmente, una, che ne so, una volta. Poi qui sarà, mettiamo 13, cambiamo fonte con, che ne so, questo. E poi vanno avanti a scrivere, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Poi che cosa succede? Magari questo lo fate anche voi. Andate a capo. E avete un nuovo titolo capitolo, quindi andrete a capo due o tre volte, scriverete titolo, capitolo, capitolo, capitolo 2, no? E poi a questo punto viene il bello, perché volete fare in modo che questo titolo capitolo 2 sia uguale a quello precedente, però non vi ricordate che cosa avete combinato prima? Quindi salite, evidenziate qui, andate a vedere. Allora, vedete che il fonte è un Helvetica New con dimensioni 28. Allora, cosa fate? Andate sotto, titolo capitolo 2, cerchiamo font, cosa abbiamo detto? Helvetica New, cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo Helvetica New. Poi non vi ricordate più la dimensione, allora andiamo a vedere sopra. Dimensione a 28, 28, perfetto. Quindi andate sotto, evidenziate capitolo 2 e lo portate a 28. Ok. E poi c'era il grassetto, sì? Dimmi. Sì, sto registrando, certo. Prego, prego. No, c'è la nuvolettina che appare, no? Di registrazione. Grazie per avermelo ricordato comunque. No, non ci siamo. Ah sì, ci siamo, vediamo un po'. Sì. Allora, voi andate avanti a scrivere il documento e fate così, no? Poi alla fine del documento avrete 10 capitoli. Vi viene in mente che forse questo fonte non vi piace, lo volete cambiare, oppure volete cambiare il colore al fonte, magari usare questo,
e lo dovete fare manualmente per tutti i capitoli. È vero o no? Insegnanti, di solito si procede così, giusto? No, no. No? Chi ha detto no? C'è un metodo più rapido. No, chi ha detto no? Non ho capito, scusate. No, no anch'io Alberto, no, no, Alberto, so Carlo, no, non si procede così, dobbiamo no. Cosa fai tu, Carlo, automatica. Si fanno le modifiche sulle generali, si modifica capitolo, paragrafo. Uno stile paragrafo. Okay. Allora, si creano gli stili, è questo, si lavora sugli stili. Va bene, meno male che siete già un po' al corrente di questo. Ok, però penso che siate una minoranza essere al corrente di questo. Sì, anche perché io mi trovo ad esempio a insegnare a un corso universitario, quando c'è l'elaborato finale dobbiamo proprio dare il foglio con gli stili definiti perché sennò ci fanno robe tutte così con Robert. spaziature. Certo, perché nessuno sa scrivere in questo modo. Esatto, quindi Non dedichiamo usano gli stili. proprio un paio d'ore a apriamo un Sì. mondo. Sì, esatto. Allora, bene, mi fa piacere che ci sia qualcuno di voi qui che conosce già, quindi la struttura generale di quello di cui adesso parliamo, che sono appunto gli stili. Come operiamo all'interno degli stili? Quali stili creiamo? Allora, vediamo le indicazioni che vi ho consegnato. Quindi, prima di tutto, il corpo. Il corpo deve essere un font con grazie, colore nero, perché deve essere leggibile, quindi nessun altro tipo di colore. Perché nessun altro tipo di colore? Perché il contrasto tra nero e bianco è il contrasto più forte che esista e quindi non c'è niente di più leggibile del nero sul bianco. Voi pensate che io ai miei studenti, all'inizio dell'anno scolastico, a tutti quanti, vabbè, regalo un quaderno, eccetera, eccetera, ma regalo anche una biro nera. E loro sono obbligati a scrivere sempre sul quaderno, e, per non parlare al computer, ovviamente. Sono obbligati a scrivere nero su bianco, non è accettabile blu o altri tipi di colori. Intanto perché porto anche questi occhiali, quindi vedete che non voglio diventare cieco. Poi corpo 13, interlinea 1-1, spazio dopo 6 punti, rientro prima riga 0-5. Quindi applichiamo questo sistema. Quindi che cosa facciamo? Quindi scriviamo una frase, stiamo scrivendo lo stile corpo. Perfetto. Adesso noi facciamo questa operazione, evidenziamo tutto il nostro un pezzo della nostra frase, quello che Alberto, è. E scusa, poi, fai sì, vedere, dimmi. il tuo video è coperto dal Ah, è compito vero, è vero, è classroom. vero, hai ragione, grazie. Bene, quindi siamo qua così, vedete anche la parte sulla destra, no? Giusto? Sì. Bene. Allora, vedete che qui c'è scritto stile paragrafo, no? E questo è lo stile del corpo. Lo stile del corpo è diverso da quello che noi vogliamo creare. Cioè, non vogliamo questo stile. Intanto è senza grazie. E a noi non va bene. Abbiamo detto che la facilità di lettura avviene con uno font con grazie. Quindi, stile paragrafo, che cosa faremo? Sceglieremo tra tutti i font, quindi cosa avevamo scelto con le grazie? Adesso non mi ricordo cosa avevamo scelto, però per esempio io in questo caso, voi avete il Il vostro, no? Chiaro. Garamond, l'Adobe Garamond Pro, cioè, suggerivi nel compito. Il cosa? Garamond Pro, il Garamond Pro, Adobe Sì, Garamond Pro. però voi avete il vostro, chiaramente, no? Avete fatto le vostre scelte. Sì, certo. Io adesso ne scelgo uno. Giorgia, io per esempio, io utilizzo spesso il Giorgia perché ha una grande leggibilità. Poi le dimensioni abbiamo detto 13, quindi lo portiamo a 13. Poi abbiamo detto che il colore del testo era nero, quindi la spaziatura invece abbiamo detto 1 e mezzo, va bene. Fa vedere, sì. Possiamo anche
fare così, 1,1 come vi ho indicato, quindi scriverlo proprio manualmente. Poi lo spazio prima era, lo spazio dopo 6 punti, rientro prima riga poi 0,5. Quindi vediamo, lo spazio prima, cos'era? 6 punti, colonne niente, dimensione corpo, vediamo un po', ops, scusate, sono uscito, se uscite dovete riselezionare la vostra parte e guardate che cosa succede, appare il pulsantino aggiorna, quindi lui aggiornerà lo stile corpo all'impostazione che abbiamo appena assegnato, quindi facciamo così, aggiorna. Benissimo, adesso... Scusa Alberto, una curiosità, sì. L'aggiorno poi sarà così anche per i nuovi documenti? Certo, okay, grazie. Esattamente. No, per i nuovi documenti no, cioè se tu dici apri un nuovo documento, no. Ecco, allora ritorno no, su default. Ok, grazie. No, infatti dobbiamo creare un modello e utilizzeremo sempre quel modello lì. Perché appunto il lavoro che si sta realizzando diventerà un modello, non un documento di certo. Page. Esatto, okay. Bravo. Ok. Allora io adesso cosa faccio? Vado a capo, non sto a rischi. Intanto vedete che sono andato a capo e ho lasciato una spaziatura. Sono i famosi 6 punti che lui lascia a fine riga. Poi non sto lì a riscrivere, faccio incolla, vedete, vado a capo di nuovo, incolla. Ok, quindi abbiamo creato uno stile corpo, sul quale poi possiamo continuare a lavorare. Mi dice aggiorno, va bene. Oh, no, scusate, errore, perché? Ecco, allora c'è stato un errore interessante. Questo puntino... Sì. Il puntino finale nel vecchio stile e non in quello nuovo. Quindi che cosa devo fare? Devo prendere tutto il periodo e dargli come stile corpo su tutto. Non devo tralasciare naturalmente dei puntini. Allora, prima del corpo però dovremo inserire un titolo. Sarà qua, giusto? Quindi vediamo quali sono le indicazioni per il titolo. Titolo capitolo. Quindi qui dobbiamo prendere un font senza grazie. Con un colore chiaro, corpo 30, famiglia black, interlinea 1. Allora, cosa vuol dire con un colore chiaro? Voi avete fatto la scelta della vostra palette. La vostra palette doveva avere almeno 3 colori. Quindi doveva avere un colore un po' più chiaro, un colore un po' più scuro e un intermedio. Adesso, come ci comportiamo? Scriviamo titolo, sarà il titolo capitolo, va bene. Poi, selezioniamo naturalmente. Alberto, perdonami, leva sì? Il compito Classroom, scusa. Sì, dimmi tutto. No, c'è il compito Classroom che non fa vedere le operazioni che fa in Paper. Ah, sì, scusa, è già. Abbiamo evidenziato quello che dovrà essere il titolo capitolo, poi scegliamo a questo punto il font senza grazie, quindi voi sceglierete quello che avete stabilito. Io non mi ricordo cosa ho installato, ma comunque ne prendo uno, per esempio... Prendo questo. Va bene. E poi le dimensioni, vediamo un po', erano cosa abbiamo dato. Abbiamo dato 40 a black, deve essere un black, quindi
Questo non va bene, vediamo un font che abbia. Una famiglia completa, qua si può prendere anche un futuro che è un bel carattere. Eccolo qua, ha un condensatore, però non ha un black, un futuro. Ovviamente per far uscire la famiglia del font bisogna andare sulla information relativa. Devi andare, sì, devi... Sì, cliccare sulla i, sì. Sì, esatto. Meglio. Allora, cosa avevo installato prima? Non mi ricordo. Forse non l'ho installato, ve l'ho fatto vedere, ma non l'ho installato, vabbè. Super Clarendon? Questo, vabbè. Ah, super, sì, allora non l'avevo installato, vabbè, non importa, l'ho fatto vedere a voi, ma poi... Non importa, prendo un Avenir che comunque ha una famiglia abbastanza completa. Quindi abbiamo un Avenir. Vedete che l'Avenir ha una famiglia abbastanza completa, abbiamo detto nero, quindi un bel nero. Un bel nero con interlinea 1, dunque il corpo 30, va bene, corpo 30. Eccolo qua. Colore, allora, colore testo. Dunque, colore testo. Dovete scegliere il colore. Dunque, dove si mette qua? Dovete scegliere un colore chiaro in questo caso. Perché? Perché il titolo del capitolo, poi con quelle dimensioni, è molto leggibile, anche se il colore è chiaro, quindi lo distinguiamo. Allora, inserite la vostra immagine, poi selezionate il titolo capitolo e dallo scopino colore testo in colore. Ops. Dove era qua? Ecco, in colore scorrete lo slider, quindi siete in colore, scorrete verso destra e avete la pompetta con la quale prendete, per esempio, abbiamo detto un colore chiaro, quindi questo azzurro. Basta toccare il colore e il titolo capitolo assume il colore che avete selezionato. Vabbè, quindi col contagocce risolviamo questa cosa, però significa che dobbiamo mettere prima un'immagine sul documento, la palette. Sì, sì, vabbè, ma tanto voi fate la schermata. Se no, sì. Io, perché sapete, perché io uso anche il Mac, quindi tutti i modelli li creo con il Mac, no? E poi dopo li importo tramite l'iPad. In questo caso avete il titolo capitolo così, quindi lo prendete al vostro colore. Però l'esadecimale ricordatevelo sempre, perché dal Mac invece è più pratico creare la palette di colori attraverso gli esadecimali.
E che cosa facciamo? Qui bisogna fare molta attenzione, perché non dobbiamo aggiornare il corpo, perché altrimenti siamo appunto da capo. Noi dobbiamo invece modificare lo stile titolo. Quindi cerchiamo titolo. Dunque, se faccio, ecco, scegliamo titolo e poi aggiorna. Quindi abbiamo scelto come fonte titolo e poi l'abbiamo aggiornato. Quindi abbiamo un titolo, un titolo che sarà sempre così e il corpo del testo invece che sarà così come lo abbiamo creato. Sì, guarda, devo evidenziare il titolo con le caratteristiche giuste che abbiamo attribuito. E poi, anzi, facciamo così, torniamo indietro, così rifacciamo le operazioni. Allora, abbiamo scritto un titolo. Torniamo indietro però da tutto. Vai, così. Abbiamo scritto un titolo. L'abbiamo scritto però all'interno del corpo, perché abbiamo inserito il testo e siamo all'interno però dello stile corpo. Non importa. Noi attribuiamo tutte le caratteristiche necessarie, poi scegliamo il colore. Scegliamo il colore attraverso la nostra pompetta, scegliamo, abbiamo detto, un colore chiaro, questo, e poi dobbiamo fare in modo che queste le caratteristiche del titolo capitolo siano applicate non al corpo, ovviamente, ma allo stile titolo. Quindi, con questa freccetta, che c'è qui a destra, noi arriviamo a tutti i titoli, facciamo tap su titolo, facciamo un tap solo su titolo, compare il pulsante aggiorna perché lui vede che lo stile non corrisponde e quindi a questo punto stabiliamo sì, aggiorna. Aggiorna e vedete che anche nella forma gli stili assumono le caratteristiche che abbiamo attribuito loro. Poi guardate che poi guardate che cosa facciamo. Utilizziamo questo pulsante modifica per portare il corpo sotto il titolo e poi per cancellare una serie di cose che non ci interessano. Li togliamo tutti questi titoli che non ci interessano, questi stili che non ci interessano. Li ricreiamo da zero, tutti quelli che possiamo ricreare da zero. Proprio li creiamo da zero, perché così vi insegno anche un'altra cosa. Quando vogliamo eliminare uno stile, lui mi dice a quale stile associarlo, scegliamo il corpo normalmente, e lo togliamo. Quindi abbiamo nel nostro documento, abbiamo un documento creato con due stili, lo stile titolo e lo stile corpo. Poi abbiamo detto che procediamo con... Scusa Alberto. Sì, dimmi. Potresti un attimo ripetere, perché mi sono persa proprio l'ultimo passaggio, per favore, grazie. Figurati. Guarda, eravamo qua. Abbiamo visto che abbiamo degli stili che non ci interessano qui, giusto? Mi segui? Sì. E con il pulsante modifica li togliamo per non avere complicazioni, specialmente quando forniamo agli studenti un modello precostituito. Lasciamo il documento pulito solo con gli stili che abbiamo creato. Adesso grazie. Io sto cancellando... No, aspetta.
Adesso io voglio cancellare, per esempio, questo stile che si chiama intestazione. Faccio tap sul pulsantino, elimina, e lui mi dice, però lo stile intestazione io non te lo voglio eliminare così, forse perché, boh, c'è qualche parola, qualche paragrafo che l'ha utilizzato. Con cosa lo vuoi sostituire? Noi diciamo sempre corpo, poi sceglieremo lo stile idoneo per quel punto. Così tolgo anche stile intestazione piedi pagina, gli attribuisco lo stile corpo e lo tolgo. Tolgo anche nota di pagina, elimina e clicco su fine e mi ritrovo con i due titoli che ho creato. Ok? Grazie. Benissimo, quindi abbiamo un titolo capitolo, poi abbiamo un titolo paragrafo anche, quindi scriveremo titolo paragrafo. Questo titolo paragrafo sarà, invece, avrà le caratteristiche, quindi un font senza grazie, colore chiaro o intermedio, interlinea 1, famiglia eventualmente semi-bold, spazio prima 20, spazio dopo 9. Queste sono le caratteristiche. Adesso, siccome le avete tutte indicate qui, le caratteristiche, è inutile che io le applichi esattamente con precisione. Facciamo un'applicazione di queste caratteristiche in linea di massima. Che possa distinguervi. Se vado in alto nei font, io ritrovo sempre gli ultimi font utilizzati, quindi lo stile titolo capitolo e titolo paragrafo si basano sullo stesso font. Però sarà un nero non così importante come titolo capitolo. Per quanto riguarda il colore, quindi scegliamo dalla nostra palette un colore che può essere anche quello di prima, perché tanto abbiamo una distinzione molto evidente. E adesso devo aggiungere il titolo paragrafo ai nostri due stili, cioè lo stile titolo paragrafo ai due stili che abbiamo creato. Per farlo utilizzo il pulsante più. Come l'ho ricavato il pulsante più? Allora, ho ricavato il pulsante più in questo modo. Ho selezionato il testo, poi ho scelto, sono andato qui dove c'è il corpo, però devo stare attento perché il corpo non mi interessa modificarlo, e riutilizzo il pulsante modifica. Quello che prima mi è servito per togliere, cancellare degli stili, adesso lo utilizzo invece per aggiungerne. Quindi con questo pulsantino più, ecco che ho un nuovo stile che chiamerò titolo paragrafo. Proseguendo in questo modo posso creare lo stile delle note e lo stile della citazione. Quindi, ricapitolando, prestate grande attenzione a questo punto. Noi non abbiamo bisogno di creare tanti stili, ma di creare questi cinque, che sono il corpo, poi la citazione, che serve appunto quando citiamo dei passi, le note, cioè le note a piedi pagina o a fine documento, poi il titolo capitolo e il titolo paragrafo.
Per i titoli utilizziamo dei font senza grazie e anche per le note senza grazie. Per le citazioni scegliete voi, a me piace utilizzare anche in questo caso un font senza grazie, però normalmente, per esempio, tutta la saggistica, pubblicazioni così, utilizzano invece lo stesso font del corpo per le citazioni, lo stesso font del corpo. Però trattandosi di lezioni, di documenti per gli studenti, eccetera, differenziare lo stile corpo dallo stile citazione è utile per aiutare lo studente a fissare la differenza tra i due contenuti. Quindi il vostro compito sarà quello di creare un documento, voi prenderete un vostro documento e lo rielaborerete in questo modo. Dovrete fare arrivare a questo punto, cioè ad avere qui soli 5 stili. Però prima che il testo sia inclusivo, voi dovete pensare che il testo sia bello da leggere, perché nel momento in cui il testo è bello da leggere, guardate che è anche molto inclusivo e tanti problemi scompaiono. No, sfondi una porta aperta, nel senso, però... Vedi? Sì, sono d'accordo. Questo testo è leggibile anche da ragazzi dislessici, senza grossi problemi, o perlomeno con gli stessi problemi che hanno se noi cambiamo fonte, li utilizziamo. Tra l'altro abbiamo fatto degli esperimenti anche sulla velocità di lettura, ma la velocità di lettura con fonte specifici varia di microsecondi, non è così fondamentale. Cioè, sì, no, infatti, anche nella mia esperienza. Le variazioni a cui abbiamo assistito sono minime. Allora, è meglio utilizzare un bello stile. Aspetta che voglio togliere questa, eccola. Un bello stile che sia molto ampio e che abbia una bella visibilità, perché questo agevola tutti nella lettura, i ragazzi dislessici e tutti gli altri. Per fare questo, però,